Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi lunedì facciamo l'analisi ciclica, analisi tecnica dei mercati finanziari. Vi avevo lasciato sabato con un video interrogativo perché era un video fatto apposta, ragazzi, per farvi riflettere un po' e per, diciamo, attivare quella struttura neuronale che serve poi un po' a tutti i trader, cioè quella di riflettere, su alcune condizioni e capire se effettivamente poi, sono delle, condizioni che possono portare i mercati da una parte e dall'altra. Qual era la domanda che vi avevo fatto sabato e vi avevo pregato anche di inserire nei commenti? Cioè, la domanda se i nostri acquisti, simulati chiaramente, ragazzi, perché non do consigli finanziari sul canale, lo sapete bene, se i nostri acquisti in pullback sui livelli di 9.000 per quanto riguarda Bitcoin e 8.700 erano stati, presi dal mercato e il mercato aveva raggiunto queste soglie. Erano acquisti ritenuti degli sconti, dei regali da parte del mercato, oppure bisognava stare attenti. Molti di voi mi hanno risposto a questo video, hanno capito un po' l'intenzione che era quella di farvi ragionare, più di dare il piatto pronto, che poi a volte, ragazzi, è sbagliato. È meglio dare alcune volte, diciamo, gli strumenti un po' a tutti quelli che si vogliono formare, che vogliono un po' ragionare sulla cosa. Gli strumenti per poter analizzare da soli le situazioni piuttosto che magari io darvi una risposta scontata e magari personale. Allora, molti di voi hanno commentato, quasi tutti però il 60-70% ha una view positiva, quindi ottimistica, e ha visto gli ingressi dei 9.000 e 8.700 come dei livelli di ingresso regalati dal mercato. Chiamiamoli così, diciamo. Il famoso ingresso sconto, vi ricordate, insomma, quello che si diceva tanti anni fa. Andiamo sul grafico a vedere qual è il mio punto di vista e qual è una mia riflessione su questo tipo di situazione che è capitata. Quindi questi due ingressi in pullback sui quattro che in teoria un holder dovrebbe fare, ragazzi, in questa fase, se sono da considerare come degli ingressi diciamo positivi, oppure c'è da fare attenzione. Allora, intanto ci spostiamo sul grafico. Ecco, qui davanti a noi abbiamo Bitcoin. Ah, ragazzi, poi alla fine del video analizzeremo anche Ethereum e Binance, soprattutto Binance, molto bella la struttura ciclica che sta avendo. Allora, subito veniamo al dunque. Allora, queste due linee, cerco di ingrandirvelo, ragazzi, così lo vedete anche un po' meglio. Queste due linee viola, questa qui e questa qui, sono tecnicamente, ragazzi, due ingressi in pullback, vedete, che sono avvenuti intorno ai 9.000 e agli 8.700 nella giornata dell'8, ma anche stamattina, diciamo, la stessa identica cosa. Allora, dopo la giornata dell'8, il mercato ha tentato una reazione, ha risbattuto contro la media mobile a 200, questa media mobile che ha, diciamo, perso come supporto qualche giorno fa. E di nuovo è andato giù. Però attenzione, ragazzi, perché questo livello di 8,7, vedete come è un livello di supporto importante, in questo momento sta reggendo ancora. È stata una falsa partenza. Anche uno dei miei trading system l'ha tradata, è andato in stop, ragazzi, ha già chiuso perché ha visto una situazione di pericolo, quindi una falsa partenza questa di domenica. Come sempre la domenica, ragazzi, i falsi segnali sono molto più comuni degli altri giorni, ma andiamo alla risposta. Questi due ingressi sono da considerare dei livelli di regalo o no dal mercato? Allora, il problema è questo, ragazzi. Secondo me non è così. Allora, non sono degli ingressi da considerare come un regalo del mercato. Perché, ragazzi, se così fosse, il mercato non ce li avrebbe dati così velocemente. Io ho nei miei corsi di formazione, c'è proprio un modulo che parla anche di questo, vi spiega come ragionare sui falsi segnali, i famosi falsi segnali. Ragionate sempre così: se il mercato arriva ad un livello di prezzo, arriva a quel livello di prezzo perché c'è un motivo, non ci arriva per caso, ragazzi, a meno che non parliamo di questo tipo di struttura. Guardate, quella del 26, questo tipo di struttura, quindi una shadow estremamente pronunciata. Allora, in questo caso, se io poi in close vado a chiudere così in basso questa shadow, questo rialzo, è un fake. Questo è un errore, ragazzi. Quindi, se io fossi stato uno shortista, uno che voleva andare short sul mercato e andava short qui,
Ok? A questo punto avrei potuto dire alla chiusura di questa candela, vedendo una shadow così grande, avrei potuto dire il mercato mi ha fatto un regalo. In questo caso sarebbe stato un regalo, ma sia nella giornata dell'8, quindi del 31 ottobre, quindi qui ragazzi, che la shadow c'è ma non è pronunciata, sia ancora di più l'8 novembre e oggi, vediamo oggi ragazzi se ci fa una shadow pronunciata, sono candele piene ragazzi, guardate quella dell'8 novembre, è una candela piena ribassista, quindi è vero che il nostro livello di pullback a 8.700 è stato raggiunto, magari anche fillato dal mercato, anche se diciamo siamo andati diciamo a toccare sì, gli 8.680, quindi diciamo fillato dal mercato, però ragazzi è pericoloso, a differenza di quello che possa sembrare non è un regalo, perché il mercato ha dimostrato con la chiusura di questa candela che questa è una candela pericolosa, perché è totalmente rossa ed è una candela che dice il mercato vuole stare a 8.700, non c'è andato per sbaglio, quindi non vi ha fatto un regalo, ci vuole stare perché è debole. Poi da qui le nostre conclusioni cicliche, adesso le vedremo andando avanti, però la risposta al mio video di sabato, ragazzi, è questa. Andate a guardare come viene creata la candela daily. Se c'è una shadow estremamente pronunciata, allora a quel punto possiamo considerare quel livello un ottimo livello di ingresso, perché il mercato aveva sbagliato e probabilmente noi siamo andati a comprare un bel prezzo. Ma in questo caso il prezzo che noi abbiamo comprato, ragazzi, è semplicemente un prezzo comune. E infatti, dopo 2 giorni il mercato lo ha riproposto nella giornata di oggi, perché significa che non è un prezzo così tanto buono come quello che sembrava. Se abbiamo quindi fatto questi 2 ingressi e stiamo dicendo che sono un po' pericolosetti, significa che dobbiamo proteggere la posizione. Intanto, la cosa principale da fare è non essersi esposti totalmente a questo ingresso long e quindi aver fatto money management, position sizing in realtà, e aver fatto 2 piccoli ingressi in pullback. Io non amo molto gli ingressi in pullback, soprattutto nei mercati delle criptovalute. Certamente li amo di più se sono long e non short, ragazzi, però bisogna stare attenti. Va bene, quindi questa è quella che era la risposta corretta dal mio punto di vista, ovviamente una mia opinione, nel video di sabato. Scrivetemi voi nei commenti del video di oggi quello che pensate e che cosa pensate di questa mia idea. Andiamo all'analisi ciclica del mercato velocemente, ragazzi. Il video di lunedì è sempre quello più lunghetto, ma perché ci sono tante informazioni da dare. Allora, analisi ciclica, ragazzi, vede questo: una partenza del minimo del 23 ottobre ed ha sempre questo interrogativo. Questo minimo del 23 ottobre basta, ragazzi, per la chiusura dell'analisi ciclica annuale che stiamo aspettando. Il mercato non scioglie le sue riserve perché non si è riportato al di sopra dei livelli importanti, in primis 10.000 e poi questo livello qui, 11.000, quindi non essendosi riportato su quei livelli ci lascia ancora il dubbio. Certo è che in questo momento, in questa fase ciclica, io prediligo, come sapete, il tentativo degli ingressi long piuttosto che quelli short, perché gli short li reputo rischiosi in questa fase ciclica. Cioè, dove siamo a livello ciclico? A livello ciclico siamo in questa scadenza temporale, probabilmente intorno ai famosi 20 giorni. E verso la metà del ciclo è normale, ragazzi, che il mercato faccia una parte ribassista. Ora, il problema dov'è? Non è questa parte ribassista, è questa altra gamba rialzista che dovrà necessariamente, o dovrebbe necessariamente, partire. Se la successiva gamba rialzista è molto debole, allora dangerous, siamo in una situazione di pericolo. Quindi al momento tutto è secondo il grafico, tutto è congegnato, tutto è corretto, però ragazzi, mi aspetto una ripartenza almeno in parte. Non è detto che magari andiamo a fare nuovi massimi, ma deve esserci una ripartenza e deve essere a breve tempo. Sarebbe preferibile che nella giornata di oggi, sto registrando lunedì 11 novembre, in questo momento il mercato chiudesse al di sopra degli 8.900 quantomeno, quindi facesse un tentativo di creare un riassorbimento di questa candela rossa. Sarebbe uno splendido segnale.
Avremo ancora tempo domani, dopodomani, qualche altro giorno, ragazzi, ma necessita una ripresa ciclica. Se il mercato farà questa ripresa, ok, questa view, a quel punto dovremmo poi interrogarci sulla forza, perché dovrebbe necessariamente andare a rompere i livelli dei 9.500 prima e 10.000 dopo. Se non rompe i 9.500, il ciclo mensile complessivo dovrebbe poi essere un ciclo probabilmente ribassista o comunque non forte, e lì ci sarà da ridere, ragazzi. Ci riaggiorneremo perché potremmo avere altre view, la view della accumulazione, la view della distribuzione, ce ne sono differenti, ma iscrivetevi al canale, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, se volete tutti questi aggiornamenti. Ma il trading si fa in real time, quindi lo vedremo man mano. Da un punto di vista di analisi tecnica, 8 e 7 è il supporto da battere, sotto abbiamo gli 8 e 3, al di sopra, ragazzi, resistenza molto forte, 9000 e 2, questa qui 9200-9300, questa struttura che è qui di prezzo, che è una struttura di trading range dei prezzi precedenti, la vedete, e dà anche la media mobile a 200 periodi come livello di resistenza, quindi molto forte quest'area qui. Da un punto di vista invece di analisi ciclica per quanto riguarda Ethereum, andiamo anche abbastanza veloci, ve lo rimetto qui il grafico. Ethereum continua a seguire quella view di cui vi avevo parlato tempo addietro, quindi mi pare una settimana fa, cioè la possibilità che ancora il ciclo su Ethereum non sia stato concluso e che questi doppi minimi che sono qui magari non erano proprio sufficienti a diciamo chiudere questa fase ciclica, questi qui, ragazzi, e quindi la possibilità di avere un ulteriore ciclo ribassista c'è ancora. Attenzione, perché questa view su Ethereum resta ancora aperta, quindi chi di voi è long sul mercato e sta bagliando queste possibilità, mi raccomando, ragazzi, non è detto che il mercato vada a fare un nuovo minimo. Ecco qui per esempio sul un nuovo livello di 150 dollari, si potrebbe anche valutare un ingresso nel tentativo di prendere il famoso doppio minimo, triplo minimo in questo caso, e perché no anche in concomitanza di una scadenza ciclica che dovrebbe avvenire, quindi verso la fine di novembre, diciamo dopo la metà di novembre, potrebbe essere effettivamente la famosa carta vincente su Ethereum, ma lo vedremo anche nella prossima settimana perché c'è ancora tempo. Fatto sta che questa view resta valida fin tanto che il mercato non va a rompere questo 230, quindi cosa mi aspetto su Ethereum? Trading range in questo momento o eventualmente un tentativo di fare un altro minimo. Se parte al rialzo, ragazzi, ben venga. Dove mettere eventuali ingressi? Io li metterei solo al superamento dei 230, quindi molto lontani quelli di breakout. Quelli invece di tentativi nel breve possono stare sia all'interno dei 180 sia in questa fascia qui intorno ai 175 dollari. Ok, passiamo su Binance, stesso identico discorso. Binance, bellissimo questo ciclo che sta facendo, ragazzi, però al momento su Binance sembra un ciclo di correzione di un trend ribassista. Il trend ribassista è questo, quindi questo sembra un ciclo di correzione di questo trend ribassista. Sinceramente, un nuovo minimo su Binance non so, ragazzi, non lo vedo molto, devo essere sincero. È una mia sensazione personale, non è quello che ci dicono i grafici, perché i grafici non hanno cambiato il trend di medio, che resta ribassista, ragazzi, quindi questo è semplicemente una lingua di correzione di questo trend, almeno fin tanto che non si riporta, diciamo, sui 30, c'è da stare attenti. C'è sempre la possibilità, ciclicamente parlando, che questo sia l'ultimo ciclo di un annuale e che vada effettivamente a chiudersi verso fine mese di novembre, primi di dicembre, con un minimo, un doppio minimo. Io di solito in questi tipi di mercati spesso capita che il mercato, quando arriva in concomitanza di queste fasi cicliche, prende delle strade differenti, soprattutto, ragazzi, nella scadenza di cicli grossi. Quindi al momento come operare su Binance? L'idea che entro fine mese vada a fare la chiusura di questo ciclo c'è sempre. Badate bene che guardate come sta disegnando anche dei cicli sottostanti molto precisi, vedete? Quindi sembrerebbe abbastanza complicato
comune questo tipo di struttura. Se non altro, il superamento di questo massimo, cioè quello di 21.500, diventa poi uno spartiacque da questo punto di vista. Al momento il mercato non dà segnali. Io non sono in posizione su Binance e non ci entro fino al superamento di alcuni livelli. Però, per esempio, ragazzi, segnali di debolezza si avrebbero al di sotto di questo livello di prezzo che è intorno ai 19 e magari se il mercato ritorna, ecco, su questa fascia 17-16, non è detto che vada a fare un nuovo minimo, perché potremmo anche chiudere questa fase ciclica con un massimo più alto. Nulla lo vieta, ragazzi. Allora, a quel punto sarebbe il primo ciclo che potremmo chiamare di accumulazione di una nuova fase che magari il mercato ci svelerà fra un po' di tempo. Bene ragazzi, allora per oggi è tutto, io vi ringrazio come sempre di seguire il canale, mi è venuto un video un po' lunghetto, noi ci vediamo mercoledì, io sono in partenza, quindi vediamo quando riuscirò a fare il video, perché c'è la Crypto Conference dove sarò speaker, quindi vi ricordo la vostra presenza, se volete ci possiamo incontrare lì, tratterò questo argomento bellissimo, magari ne riparleremo anche mercoledì prima della conference che è giovedì 14 novembre a Milano. Detto tutto, noi ci rivediamo col prossimo video. Ciao e buon inizio settimana.